Grazie di questo calorosissimo benvenuto, bentrovati e bentrovate. E, ho l'onore, il piacere, la gioia di essere qua stasera in questo evento, diciamo conclusivo di questa bella edizione di Più Libri Più Liberi, a parlare con due persone che stimo moltissimo e che mi piacciono moltissimo, cioè Ascanio Celestini e Michele Rec, Zero Calcare. Io sono Vanessa Roghi, sono una storica e ci domandiamo tutti che cosa faccio qua con loro due e quindi lo scopriremo insieme strada facendo, perché di storia e di riflessione sul presente e sul passato nel loro lavoro ce n'è tantissimo. Io partirei proprio da questo, chiedendo ad Ascanio di raccontarci il suo ultimo lavoro, Museo Pasolini. Ascanio è appunto una persona che da anni si confronta con la narrazione della storia. La prima volta che l'ho incontrato è stato proprio a un convegno di storia orale nel quale raccontava alcuni simpatici e divertenti episodi che aveva avuto andando a intervistare, forse per il tuo programma Radio Clandestina, sulle fosse ardeatine. Ed è una persona che fa un uso politico, militante della narrazione storica, che riflette appunto sul passato per riflettere sul presente. Museo Pasolini, da questo punto di vista, è un testo veramente importante, anche perché si confronta con un'icona sulla quale, come accade sempre, la retorica in qualche modo abbonda: Pasolini profetico, Pasolini anticonformista, Pasolini incompreso o compreso troppo. Tu lo racconti a partire da una serie di parole chiave, lo racconti scherzando all'inizio su una serie di musei incredibili che hai visto, di cui hai sentito parlare nella vita, di cui magari se ti va ci parli, per dirci che forse allora è legittimo anche prendere Pasolini e metterlo in questo museo di parole che non sono solo parole, ma sono appunto storie e storia del nostro presente. Sì, sì. Allora, intanto buonasera e... No, vabbè, grazie. Allora, comincio dicendo che intanto prendo appunti perché sennò mi perdo per strada. Il primo incontro che ho fatto con Michele, con Zero Calcare, iniziava sempre così: c'era Marino Sinibaldi che faceva la domanda e prima rispondevo io, poi rispondeva lui. Io rispondevo, mi perdevo lungo il discorso e quando cominciava lui a rispondere io dicevo: ecco, porca miseria, qual era la domanda che aveva fatto Marino. Allora, gli chiedo a lui di Pasolini. Così almeno. Però poi deve concludere in maniera tale che io mi ricordi qual era la domanda. Non mi prendo appunti per questo. E dunque, io pensavo di lavorare su Pasolini per tanti motivi, insomma, chiaramente lo leggo da quando sono ragazzo, però, come dire, certo, sembra molto complicato, poi è un autore come tanti altri, insomma, anzi, proprio perché ha scritto tanto c'è tanto materiale dal quale prendere cose e ha scritto utilizzando mezzi diversi, per cui pure questo è, come dire, in qualche maniera complica la situazione perché il materiale per appunto è tanto, però da un altro punto di vista la facilita perché c'è tanta differenza, no, tra un materiale e l'altro, per cui anche senza dover stare chinato sui libri, puoi vedere un film, se non vedi un film leggi un'intervista, se non leggi un'intervista, eccetera, eccetera. C'è tanto materiale. Il problema mio con Pasolini è che quando ami un autore vuoi anche approfondire la sua vita, la sua vicenda personale. Con Pasolini è complicato, perché normalmente come dire, mettono le mani nella vita di Pasolini soprattutto quelli che non amano Pasolini. E quindi dicono: Pasolini è omosessuale, andava con i ragazzini, Pasolini, i processi, il cinema che a un certo punto diventa pornografico, perché dà la stura anche a un cinema porno e soft porno, eccetera, eccetera. Per cui chi ama Pasolini dice: vabbè, tanto c'è molto materiale dal quale partire, attorno al quale e sul quale lavorare, vale la pena lavorare su quel materiale lì, le poesie, il teatro, il cinema, gli interventi sui giornali. E poi su Pasolini c'è, come dire, più o meno io credo qui quasi, se non tutti, praticamente tutti percentualmente conoscono Pasolini, e poi quanti però hanno letto le sue poesie, no? I suoi testi, diciamo, più in prosa,
ma anche i film sono poco visti. Di Pasolini sappiamo soprattutto che è morto e come è morto. Questo più o meno lo sanno quasi tutti. Tant'è che, io lo ripeto spesso, l'ho ripetuto anche oggi quando abbiamo fatto l'incontro con Antonio Rezza, non è un caso che stiamo celebrando i 100 anni dalla nascita di Pasolini nei giorni attorno al giorno della morte. Al punto che ci stanno mostre che sono iniziate adesso e termineranno il prossimo anno, per i 101 anni della nascita, che non è in genere una celebrazione. Attorno ai primi giorni di marzo, lui è nato il 5 marzo del 1922, c'era pochissimo. Eravamo stupiti di questa cosa, io mi aspettavo che facessero produzioni teatrali, film in televisione, eccetera. Molte mostre fotografiche, con tutto rispetto, belle, però se c'era una cosa che non ha fatto Pasolini a vita, ha scritto poesie, testi teatrali, ha fatto cinema e via discorrendo, non ha mai fatto fotografie, anzi diceva proprio non mi faccio... non impressionare, vabbè, insomma, più o meno impressionare dalla fotografia, non era interessato. E per cui queste mostre fotografiche mostrano soprattutto come noi vediamo Pasolini, anziché come dire, approfondire come Pasolini vedeva noi, nel senso delle persone che hanno vissuto in questi ultimi decenni. E poi ho fatto un'intervista, ma questo qui nel 2015, con Graziella Chiarcossi, che era cugina di Pierpaolo Pasolini, anche se spesso viene chiamata la nipote perché è più giovane, molto più giovane. Pasolini, lei è nata all'inizio degli anni 40, appunto Pasolini era nato 20 anni prima, però è la persona che ha vissuto di più vicino a Pasolini. Andava in vacanza nelle case romane, meglio, se conoscevano bene, andava al cimitero con la mamma di Pierpaolo Pasolini, Susanna Colussi, sulla tomba del fratello del poeta, per l'appunto. Ed è per esempio la persona che, una delle due donne che sta accanto a Pasolini durante la scena, a Pasolini, alla signora Pasolini, alla mamma Susanna Colussi, che nel Vangelo secondo Matteo interpreta la Madonna. Al momento della morte di Cristo, una delle due persone che stanno accanto alla Madonna vecchia, come la chiamano loro, è proprio Graziella, preoccupata del fatto che il figlio Pierpaolo gli ha appena detto: tu sei la Madonna, quello è Gesù Cristo, è un figlio morto, ricorda come è morto tuo figlio Guido, partigiano ucciso da altri partigiani. E poi Graziella mi ha parlato di zio Pasolini, cioè del marito di Susanna, ovvero sia del padre di Pierpaolo Pasolini. Tutto questo mi ha fatto pensare, è importante invece entrare nella sua storia personale. Non dobbiamo aver paura di mettere le mani in qualcosa di sporco che possiamo tranquillamente mettere da parte, ammesso che ci sia qualcosa di così tanto sporco. E poi c'è una frase che ripeteva Vincenzo Cerami, che è stato anche uno scolaro proprio di Pierpaolo Pasolini, a scuola di Ciampino, quando il primo lavoro praticamente che ha trovato Pasolini è arrivato a Roma nel 1250, e Vincenzo Cerami diceva: se prendiamo tutte le opere di Pierpaolo Pasolini, dalla prima poesia scritta all'età di 7 anni fino all'ultima, Salore, 120 giornate di Sodoma, se le prendiamo tutte e le ordiniamo secondo cronologia, noi avremo il disegno, non il racconto, la narrazione, il disegno dell'Italia dal ventennio fascista fino alla metà degli anni 70. Ecco, il mio museo, per tornare al discorso del museo, questo è una sistemazione secondo cronologia di una serie di oggetti. Di oggetti che sono storie legate alla vita di Pierpaolo Pasolini, storie legate alla nostra storia, agli anni in cui lui guardava quello che accadeva attorno a sé e in Italia. Il concetto del museo mi interessa perché attorno al museo, sul concetto del museo, c'è un dibattito molto vivo, molto aperto, che io invidio anche un po' facendo teatro. Nel senso, ancora oggi con Rezza dicevamo, in Italia ci stanno tanti teatri, tantissimi teatri, è uno dei paesi nei quali ce ne stanno proprio di più, ci stanno teatri in ogni paese, è una risorsa straordinaria. In Italia il teatro non dovrebbe quasi essere finanziato, bisognerebbe finanziare la vitalità dei teatri, pagare le persone che ci lavorano dentro, e lasciare che gli artisti lavorino tanto, girino per questi teatri. Il teatro moderno ce lo siamo inventati noi, diciamo, insomma, così, no? Proprio facendo gli scavalcamontagne, come si diceva, per insultare soprattutto, insomma. E, ecco, nel museo, per le opere che stanno nei musei, ci abbiamo chiarissima in mente l'idea che quelle opere appartengono a tutti noi. Cioè, noi diciamo, a Gioconda c'erano i francesi, ma non c'erano i francesi. Sta al Louvre, ma non è dei francesi. Cioè, quell'opera appartiene a tutti noi. È un bene pubblico, un bene comune dell'umanità.
abbiamo coniato, hanno coniato i funzionari dell'UNESCO, il patrimonio dell'umanità. Quello è patrimonio dell'umanità. Col teatro non si sa. I teatri a volte sono pubblici con i soldi privati, sono privati con i soldi pubblici, e funzionano a seconda delle riforme che vengono fatte o non vengono fatte. Ecco, invece nel museo, per cui per me, perché Pasolini può finire in un museo? Perché è un patrimonio che appartiene a tutti, un patrimonio immateriale e che è tutelato lo stesso dall'UNESCO, anzi aggiungo e concludo che il patrimonio materiale non è un patrimonio senza il suo valore immateriale. C'è una storia delle favole al telefono di Gianni Rodari, che tu conosci meglio di me, che è l'uomo che rubava il Colosseo, o che voleva rubare il Colosseo, insomma, che è questo omino che ogni giorno va lì e porta via le pietre dal Colosseo, passa davanti alle cartoline e dice: lo rivedrete solo in cartolina al Colosseo. Se lo porta via, cerca di portarselo via, riempie tutta casa, forse anche la cantina, eccetera. Alla fine questa casa è piena di pietre, ma il Colosseo sta sempre lì. Cioè, il suo valore materiale è tale perché noi attribuiamo a quell'oggetto, noi come tutti noi, come il formicaio che sovrasta, come dire, il punto di vista di ogni formica, ecco, attribuiamo un valore che è soprattutto immateriale. Quindi tanto più una cosa immateriale un valore ce l'ha di per sé, o può avercela. Dopo ci torniamo su Rodari, grazie Ascanio. Uno dei cinque oggetti attraverso cui Ascanio Celestini popola questo museo Pasolini è una borsa di finta pelle, la borsa di finta pelle acquistata nel 1969 a Padova per far saltare in aria la banca dell'agricoltura a Piazza Fontana, un botto che, diciamo, noi storici è periodizzante nella storia d'Italia. Dopo quella bomba tutto cambia. Dopo il botto è il titolo della tua prossima mostra. Apre, se non sbaglio, il 17 a Milano, alla Fabbrica del Vapore. Viene dopo il tuo ultimo lavoro, che è No Sleep Till Schengel, che mi sa che hai firmato qualche copia adesso in questi giorni, mentre stavi qua. E però appunto tu usi questa parola, il botto. Che cosa, perché hai deciso proprio che veramente appunto a una persona che ragiona sul lungo periodo della storia d'Italia evoca tanti momenti di passaggio, appunto che cos'è questo botto? Un momento di passaggio, di fine? Perché hai scelto questa parola? Che cosa ti evoca e che cosa ci racconta? Raccontacela e dici perché. Ciao intanto, grazie per l'invito e grazie a chi è venuto. Domani è l'anniversario di Piazza Fontana, tra l'altro. Domani è l'anniversario di Piazza Fontana. E allora, dopo il botto è il titolo della mostra, mi rendo conto, perché poi dopo averlo scelto parlando con le persone, che la gente pensa che è una roba da mitomane, tipo dopo che ho fatto il botto, roba del genere, e non è così evidentemente. Infatti abbiamo aggiunto un asteroide nella locandina perché si capisse che era un botto in senso negativo di un impatto che io avevo l'impressione che c'era stato, e però che è una, cioè, è una lettura molto personale dei fatti, nel senso che dipende anche molto dal contesto mio, da quello che mi sono vissuto io, che c'ho intorno, dal mio punto di osservatore. Quindi non è che pretendo che questa sia la lettura universale che tutti devono sposare. Però io ho avuto l'impressione effettivamente, e nella mostra questa cosa è un po' rappresentata plasticamente per il fatto che ci sono dei lavori che vanno da 20-25 anni fa fino a oggi, che c'è stato un momento in cui sono cambiate delle cose che io identifico abbastanza con la pandemia, non per il suo, diciamo, aspetto sanitario, che è qualcosa che è successo, ma che già adesso, se vediamo, la nostra vita è tornata più o meno normale, a parte qualcuno che indossa o non indossa la mascherina, eccetera, ma più o meno le nostre vite quotidiane sono rientrate alla normalità, quanto per l'impatto che ci ha avuto nelle relazioni tra le persone. Non è che questa roba
è arrivata veramente come un meteorite dal nulla, dei processi già erano iniziati, esistevano eccetera, ma ho l'impressione che l'impatto proprio del Covid abbia accelerato tantissimo queste cose qua, che nello specifico sono non so che parola usare, perché imbarbarimento mi fa sentire vecchio nell'usarla, però un degradarsi delle relazioni, legato anche al fatto che poi è stato un momento che ci siamo vissuti in realtà, per quanto fosse un momento molto collettivo, perché tutti vivevamo la stessa cosa, lo abbiamo vissuto chiusi dentro casa, quindi senza il confronto con l'altro fisico, senza incontrare le persone al bar, senza discuterne nel mio ecosistema, nelle assemblee, però neanche, che cazzo ne so, al circolo dei bocce o al circolo degli anziani. Quindi è qualcosa su cui ci siamo fatti un'opinione sostanzialmente da soli e utilizzando i social, che in generale tutto il mondo virtuale, e quello dei social non specifico, è il mondo in cui le opinioni sono più radicali e più jihadiste, perché non hanno bisogno di mediare col fatto che stai dicendo qualcosa che qualcuno ti può contestare, e anche alle brutte fisicamente, dandoti una pizza puoi veramente tutto, dire tutto, anche in spregio delle tue contraddizioni, perché tanto nessuno le va a verificare. E quindi ho l'impressione che sia diventato tutto la ricerca dell'untore, la ricerca da una parte l'untore, dall'altro il servo da dittatura sanitaria, cioè una specie di guerra reciproca, che io ho l'impressione non passa, nel senso che per quanto poi sia ritornata alla normalità, e quello sia un argomento ormai derubricato veramente in fondo alle notizie, però è un approccio che ci portiamo appresso nell'affrontare tutti gli argomenti dopo, nel senso che io ho l'impressione che anche la guerra è stata affrontata un po' nello stesso modo, che le questioni anche politiche sono affrontate nello stesso modo, e con un fondamentalismo che peraltro ha completamente ridisegnato le geografie e le amicizie, le alleanze, le simpatie, eccetera. E questa cosa secondo me era impossibile cioè tutte le cose nuove che stanno in mostra lì in qualche modo risentono di questa cosa, perché per esempio per me ha cambiato tantissimo anche nel mio modo di lavorare. Io sono abituato a essere, cioè quando disegno per i cazzi miei faccio, non so, airblog, i libri su soltanto me stesso, non devo rendere conto a nessuno, però tutto quello che faccio per i centri sociali, per gli spazi occupati eccetera, in realtà sono lavori collettivi di cui io sono l'anello terminale. Se sta collettività è lacerata e in mille frammenti, in qualche modo pure sul mio lavoro questa roba ha delle conseguenze. Ha detto qualcosa che volevi dire te? No, col fatto che aspetta, ormai ho preso questa tecnica di prendere appunti. Allora, no, aspetta un attimo. Però però volevo sapere se aveva risposto a qualche domanda su Pasolini alla quale tu non hai risposto. No, sto scherzando. Beh, c'è anche una famosa cosa che diceva: forse la bomba è già esplosa. Esatto, forse la bomba è già esplosa. Nel 69 Luciano Bianciardi, che è un'altra persona di cui quest'anno ricordiamo il centenario, è nato il 14 dicembre del 22, scrive un articolo bellissimo che ha ripubblicato Stampa Alternativa, Marcello Baraghini, se la rivoluzione fosse già scoppiata, no? C'è un ragazzo che gli chiede: ma questa rivoluzione quando scoppia? Lui si guarda intorno e dice: ma io vedo i bambini che contestano i maestri, i matti che contestano il manicomio, le donne che mettono in discussione la famiglia, allora forse dobbiamo renderci conto che questa rivoluzione è già scoppiata. Certo, appunto lì ancora il botto di Piazza Fontana non c'è stato. Tu hai lavorato in questi ultimi anni su un'altra cosa che arriva dal cielo e che non è un meteorite, ma è una torta. Hai portato a teatro La torta in cielo di Gianni Rodari. Hai lavorando su appunto proprio la questione della relazione fra utopia, sogno, futuro, quello che viene, infanzia, immaginazione, e appunto perché ti è venuta questa voglia? Qual è la freccia azzurra, scusami. Volevo dire, perché ti è venuta questa voglia di recuperare un testo di Rodari e metterlo a disposizione di tutti attraverso una rilettura appunto di un oggetto volante, non identificato, che porta con sé bambini?
Ma perché il primo libro che ho letto da bambino era Pinocchio. Il secondo libro l'ho letto perché mia sorella mi ha detto: se leggi Pippi Calzelunghe in 15 giorni ti regalo Alice nel Paese delle Meraviglie. E io ho letto Pippi Calzelunghe in 15 giorni, mi ha regalato Alice nel Paese delle Meraviglie e l'ho letto da grande. Ovviamente non è stato il terzo libro che ho letto. Però subito dopo penso che ho cominciato a leggere le favole al telefono, che era la lettura anche più semplice per un bambino, nel senso che erano corte, che è sempre comunque un merito, insomma, essere corti, brevi. Per cui, e trovo che in Gianni Rodari, come lettore, non come studioso, di Gianni Rodari, ci sia una sintesi, ma neanche una sintesi, no, insomma, siano gli ingredienti della fiaba tradizionale, senza però la difficoltà della fiaba di tradizione, perché insomma, Cappuccetto Rosso, tutti pensiamo di capire come funziona Cappuccetto Rosso, no, la mamma gli dice vai a portare la torta o quel che è, insomma, la nonna che sta nel bosco, stai attenta che c'è il lupo, infatti quella va nel bosco, incontra il lupo, o meglio non incontra il lupo, a seconda della versione, perché poi ci stanno tante versioni essendo un racconto di tradizione orale, e nel frattempo però il lupo si mangia la nonna, eccetera, eccetera, è tutto quello che sappiamo. E quindi noi fin da bambini pensiamo non c'è niente da capire in questa storia. E invece è complicatissima, per un bambino oggi è impossibile capirla, perché noi pensiamo anche semplicemente in maniera razionale sta mamma che dice Cappuccetto Rosso, tu vai nel bosco, è già questo, insomma, una famiglia di contadini, di carbonai, che ne so, insomma, un po' rozzi, così, e che Cappuccetto Rosso non sia proprio piccola, insomma, vai nel bosco da sola, non lo direbbe nessuno. In più gli dici, attenta che c'è il lupo, e tu dici, ma la mamma sa che c'è il lupo e ci manda lo stesso la bambina. Poi capisci perché? Perché nel bosco c'è la nonna, quindi diciamo così, sta follia è una cosa di famiglia, cioè la nonna vive già dove c'è il lupo, e quindi, vedi, dicendo sta cosa, ma pure San Francesco... No, noi sappiamo che San Francesco andò verso il lupo di Gubbio, però insomma dai racconti che ci abbiamo San Francesco si è terrorizzato. Dice il lupo, poi ha sentito, questo qui nelle cronache, ha sentito l'odore di un uomo buono. E poi immagina che era sto odore San Francesco, secondo me, insomma. per cui manco San Francesco ha rischiato. Per cui noi dovremmo sapere che quello è un viaggio iniziatico, la bambina sta diventando adulta, forse la nonna è la personificazione della morte. E come fai a spiegare una cosa del genere a un bambino? Giustamente si addormenta, che spesso è la finalità delle fiabe, però insomma si addormenta non per la bellezza del racconto. Ecco, invece, nella sua struttura i racconti, soprattutto anche ovviamente questo viaggio iniziatico in un certo senso che è quello della freccia azzurra, ma spessissimo, tant'è vero che viaggiano molto anche i personaggi delle favole al telefono, Giovannino per di giorno, insomma, e c'era questa fascinazione del racconto, il dispositivo, come dicono, come si dice oggi, il dispositivo della fiaba e tradizione con tutto il suo fascino, senza però quegli elementi che per gli abitanti, i viventi di questo secolo, ma anche di quello scorso, buona parte di quello scorso, erano elementi incomprensibili, no? Però lui mi ha fatto ricordare questa cosa del botto, e sì, noi a un certo punto ci accorgiamo che qualcosa è cambiato o che sta cambiando. Pasolini, per esempio, parla della mutazione antropologica, dice è successo tutto molto velocemente. Allora, se poi noi andiamo indietro nella storia, troviamo sempre qualche intellettuale che si è accorto che c'è stato un botto, no? Che ha visto il proprio presente come un mondo denso, il secolo breve, il Novecento, il secolo breve, poi adesso siamo resi conto che questo secolo breve non finisce più, insomma, se non è finito nell'89, nel 91, non finisce più. No? Tutti quelli che vivono il presente lo vedono come un tempo complesso, complicato, è più complicato di tutti. E poi perché? Perché ci viviamo noi, siamo noi vivi e ci relazioniamo. Io credo che questo botto, come spesso succede nel corso della storia, è un, come dire, un po' come i fuochi d'artificio, no? Poi ce n'è un altro, poi ce n'è un altro ancora, no? E questo botto è cominciato, uno dei primi botti di questo arcipelago dei botti è stato Genova, per esempio, e lì a un certo punto qualcosa è cambiato, poi tutto è sembrato che tornasse normale, non si è più ripetuta quella cosa lì in Occidente, no? In Italia non si è più ripetuta, alla fine sì, è diventato un problema dei processi, delle narrazioni, testimonianze. Poi per esempio è stato il terremoto dell'Aquila, e che vuoi dire il terremoto dell'Aquila? Non è mica stato programmato agli esseri umani, per quanto può essere complottista,
Puoi dire che le case, alcune case erano fatte proprio male e quindi non dovevano crollare in quel modo, che qualcuno non ha avvertito in tempo. Però poi che è successo? Si sono costruiti, strutturati le casette da una parte, quelle famose dei Berlusconi, così, no? Le New Town, e i campi. E questi campi erano proprio campi, le persone stavano chiuse dentro. Allora, le famiglie finivano tutte in un campo, però i fidanzati, non facendo parte della stessa famiglia, stavano magari in un campo e uno in un altro, e non si potevano raggiungere. Noi andammo, proprio poco dopo il terremoto, andammo in uno, forse l'unico campo autogestito che c'era all'Aquila, che era il 333, si chiamava allora 333, se non sbaglio, l'orario del terremoto. E lì facemmo un incontro con allevatori, fornai, locali, che dicevano: ma qui è tutto organizzato, nei campi portano il cibo da Parma, dicevano loro in questo incontro, però magari era anche da altre città. Dice: e noi che potremmo, no, fare il pane e portarlo nei campi, nei campi per l'appunto, i campi organizzati dalla protezione civile, non possiamo farlo perché gli arriva già tutto. Capito? Un'altra donna addirittura dice: no, siamo tutti anestetizzati coi farmaci. Non lo so, forse è vero, forse no. E io ho intervisto un tipo che diceva: no, io nei campi non ci vado, io vivo nella più grande cabina d'Europa, perché non era una cabina delle spiagge, ma era un casotto di legno, di quelli che oggi compreremo dalle Leroy Merlin, per dire, no? Dice: però se dico che è una casa, è la casa più piccola d'Europa, se dico che è una cabina, forse è la più grande d'Europa. Ecco, restare fuori da quei sistemi organizzati, no, era difficile in quella situazione, però giustamente tante persone dicevano: vabbè, però le case Berlusconi gli ha costruite, gli ha messo pure il frigorifero con lo spumantino dentro, e vabbè, però nei campi ci arrivava da mangiare, le persone erano curate, no? Io mi ricordo il primo spettacolo che andai a fare all'Aquila, andammo nella caserma della finanza, non si poteva andare nei campi. Bisognava prendere qualcuno da ogni campo e portarli in questo auditorium della caserma della finanza. Ecco, quello io penso che faccia parte del botto. E il terremoto è come la pandemia. Cioè, sempre dando per scontato che è tutto vero. No, non stiamo a mettere in discussione questo, in questo momento. Non è questo il discorso, almeno dal mio punto di vista. È vero. Allora, però, in qualche maniera noi, non una persona, non il genio del male, neanche la lobby del male, ma in qualche maniera noi viviamo, abbiamo imboccato quella strada, quella del c'è qualcuno che organizza per noi, c'è qualcuno che ci dice quello che dobbiamo fare, c'è qualcuno più tecnico, più pratico, che ha studiato di più e ci dice come devono essere fatte le cose. L'idea dell'autoorganizzazione degli angeli del fango, per dire, no, di Firenze, questa non è passata per la testa a nessuno, ma neanche il terremoto del Friuli, dove a un certo punto la popolazione ha detto: no, noi le chiese le vogliamo come erano prima, pure se vengono su finte. Però le rivogliamo così. Architetti, non vi piace questa cosa? Vabbè, è un falso. Ma noi così le rivogliamo. Cioè, per dire, e non è neanche l'Irpinia, dove ci sono stati baragnati montagne dei soldi, Copertini che va lì e dice che non si ripeta quello che è successo in Sicilia. Invece è peggio ancora, no? E allora, ecco, noi abbiamo imboccato quella strada. Il botto che stiamo vivendo è una specie di bomba a rallentatore, no? Che invece di uccidere le persone, di distruggere le case, quello si pensa al terremoto e anche la violenza che noi compiamo sull'ambiente, ovviamente, no? Noi in qualche maniera, come dire, diciamo: attenzione, ci pensiamo noi. Nel bene o nel male, ci pensiamo noi a far arrivare i clandestini, non le ONG, ma perché questi si trovano un piccià? No? Ci pensiamo noi, decidiamo noi se entrano o non entrano nei porti, decidiamo noi se arrivano o non arrivano, decidiamo noi quanti ne arrivano, decidiamo noi quanti distribuirne e dove, ci mettiamo d'accordo tra stati. Ecco, questa è secondo me la strada che abbiamo imboccato. E quelli, come dire, i dittatori in situazioni come queste non sono quelli più potenti, sono quelli che indovinano più velocemente qual è il flusso e semplicemente lo governano. Magari nei decenni passati quelli che indovinavano qual era il flusso era quello che dice Bianciardi, avevano indovinato che c'era una rivoluzione e la governavano. Adesso la rivoluzione non c'è, c'è un'altra cosa, che è questa involuzione delle relazioni umane, e c'è alcuni, tanti, i più bravi, i più scaltri, alle volte anche i più ricchi e quindi spesso più meritevoli da questo punto di vista, perché ce l'hai il merito di, come dire, di condurre il flusso della storia se c'hai soldi e potere, no? Perché se sei pure più intelligente è meglio. Hanno indovinato che la direzione era questa: chiudere, no? Chiudere i porti, chiudere le porte, chiudere le persone nei campi, chiuderle a casa, davanti al computer, davanti al telefono, ecco, chiudere. Questa qua è il botto, come dire, bomba a rallentatore che stiamo vivendo, dal mio punto di vista, insomma, in questi ultimi anni.
Ovviamente Ascanio ha posto una serie di questioni e potremmo seguirle tutte a una. A me la cosa che mi viene da chiederti, Michele, visto anche appunto le storie che hai raccontato, è proprio questa prospettiva internazionale che lui apre, no? Tu prima appunto hai parlato di una sensazione appunto che hai provato guardandoti intorno, qua vicino, vedendo appunto la difficoltà delle relazioni fra le persone, nella politica, ma anche proprio esistenziali. Tu però hai dedicato moltissimo del tuo lavoro a raccontare anche movimenti che stanno fuori dall'Italia, persone che fanno cose fuori dall'Italia, persone che si impegnano a fare cose fuori dall'Italia. E io mi domando e ti domando, anche perché questo poi dialoga ovviamente con quello che diceva Ascanio adesso, cioè poi anche della legittimità che ha ogni essere umano di decidere di cambiare vita, a un certo punto di andarsene senza che ci sia nessun flusso che glielo consente, e non deve essere per forza un migrante economico o politico, ma semplicemente una persona che a un certo punto nella vita fa una scelta di cambiare vita, no? Tu che appunto vai e vedi, che cosa vedi e che cosa ci racconti? In realtà è una cosa che è esattamente cioè, l'altro lato di quello che raccontava lui. Infatti pensavo esattamente a questo mentre lo raccontava, che vabbè, io ovviamente non è che ho viaggiato tanto nella vita, quindi non posso raccontare tante cose. L'unico posto dove vado sovente è il Kurdistan, perché mi costringono, quindi sono capitato nel nord dell'Iraq a Shangal o in Rojava nel nord della Siria eccetera, dove quello, il motivo per cui pensavo, mi faceva pensare a quello che diceva lui, è che nel nord della Siria, in Rojava, dal 2011 cioè, è iniziata, poi è molto difficile dire c'è stata, perché significherebbe che questa cosa è successa, è finita e è data. In realtà c'è in corso una rivoluzione dal 2011 che da parte prevalentemente lì ci stanno i curdi, perché poi sono posti che sono abitati soprattutto da curdi, e che l'ideologia che sta dietro è quella del confederalismo democratico, diciamo ideata in carcere da Abdullah Öcalan, che è il presidente del partito dei lavoratori curdo, però in realtà poi il mosaico di popolazioni che abitano in quelle zone sono tantissime, tantissime religioni, etnie e culture diverse, e loro parlano, cioè in una cosa che magari è un po' retorica, perché poi uno dovrebbe vedere in concreto che significa, però già il fatto che scelgono di utilizzare questo termine qua secondo me è significativo. Loro parlano di democrazia senza Stato, cioè di democrazia senza Stato, di democrazia fuori dallo Stato, e intanto perché loro uno Stato non ce l'hanno, quindi non ce l'ho, ma sono anche, hanno anche rifiutato l'idea stessa dello Stato-nazione, e quindi quello che gli interessa è in realtà esattamente il contrario di quello che raccontava Ascanio, cioè il contrario di avere qualcuno che in qualche modo temastica il lavoro, il quotidiano, indirizzandoti e incasellandoti eccetera. Lì si parla di qualcosa che ha rivoluzionato completamente la vita quotidiana delle persone, cioè persone che non studiavano, non andavano a scuola, metà della popolazione che era di fatto segregata in casa, analfabeta, tutta la parte femminile, eccetera. In questi 10 anni ha capovolto completamente la sua esistenza. Le donne hanno figure apicali in quella società lì, sia in termini dei ruoli, dei incarichi politici, ma anche in termini sociali, militari, economici, tutto quanto. E tutto parte, cioè il motore per cui questa cosa funziona è esattamente la partecipazione. Quando lui parla dei campi, questa roba è macroscopica, perché quelli sono posti dove... Io sono stato a Shangal, che era dove nel 2014, nella Shangal abitano gli Yesidi, è il nord dell'Iraq. Gli Yesidi sono questa popolazione che ha una, non è neanche una religione, è un credo pre-islamico, zoroastriano, eccetera, che sta sul cazzo a tutti sostanzialmente, quindi l'hanno sempre ritenuti eretici, satanisti, eccetera. Sono stati massacrati 73 volte nel corso dei secoli, l'ultima volta nel 2014 dall'ISIS, che ha fatto una cosa che è stata riconosciuta come genocidio dall'ONU e che ha visto, oltre a morire migliaia di uomini, migliaia di donne e di bambine sono state stuprate, rapite e vendute come schiavi sessuali.
testuali e molte di loro non sono ancora neanche mai state ritrovate, e gli esiti sono scappati, quelli che sono riusciti, perché poi molti appunto non ce l'hanno fatta, perché chi doveva difenderli è scappato, soltanto il PKK sostanzialmente dei curdi li ha aiutati a creare un corridoio per la Siria, li ha anche aiutati a ritornare a Shengal, armi in pugno, e a liberare quella zona e a ritornare a casa loro, ma tutto intorno ci sono ancora un sacco dei campi profughi, cioè ci sono un sacco dei campi profughi, molti dei quali sono gestiti dai, diciamo, dallo Stato, cioè dallo Stato iracheno in quel caso specifico, e poi ci sono invece, magari in altri posti, in Rojava, eccetera, dei campi gestiti invece da quella che è l'amministrazione autonoma della Siria del Nord o di Shengal, eccetera. E c'è una differenza gigantesca, perché da una parte ci sono i campi come li descrive Ascanio, che di fatto sono dei campi estremamente alienanti, dove le persone vivono aspettando che qualcuno gli porti tot una volta al giorno una roba da mangiare, ma vivono di fatto ammuffendo e invecchiando senza sostanzialmente prospettive, anzi col tentativo di farli anche rimanere là dentro, perché poi siccome nessuno vuole che gli yezidi tornino indietro, che vadano a rimpolpare quell'esperienza di democrazia che è Shengal adesso, di fatto gli continuano a dire non ci andate, lì ci sono i terroristi, oppure cominciano a bombardare Shengal per dire vedete è insicuro, il tuo figlio rischia che muore se va lì, eccetera. Mentre invece i campi che sono gestiti dall'amministrazione autonoma sono dei campi dove ci sta quel sistema, viene ricreato anche all'interno di un campo, quindi un po' come penso fosse quello del 332, cioè in cui ci stanno, la prima cosa che costruiscono è la casa delle donne del campo, magari la tenda delle donne, dove le donne possono fare le loro attività organizzate fuori dalle tende, senza i mariti, senza bisogno di qualcuno che gestisce quella cosa, tutto si organizza attraverso democrazia diretta con le commissioni che si occupano dello sport, della cultura, delle cose, e ritrovano una vita che in qualche modo è partecipata. Quindi in realtà è buffo, perché questa cosa qui sicuramente è aiutato, tutto questo sistema è aiutato dal fatto che noi qua viviamo in un mondo che è disumanizzato. Io ci metto la firma a vivere qua, nel senso io non andrei mai a vivere, cioè noi viviamo in delle metropoli in cui non si conosciamo, io conosco il mio vicino di sotto perché rosica che usa la sedia con le rotelle e il mio vicino di sopra perché mi scende l'acqua in eccesso, però a parte questo non conosco manco le persone che abbiano al palazzo mio. Quindi è molto difficile immaginare nelle nostre metropoli un tipo di comunità che partecipa solidale di quel tipo là. Loro sono avvantaggiati dal fatto che sono magari villaggi in cui su 100 famiglie si conoscono tutte, sanno i bisogni di ciascuno, eccetera. E, però appunto è curioso pensare come una zona che per noi di solito è soltanto la barbarie, no? Cioè è l'ISIS, sono le tribù, i clan che si ammazzano tra di loro per motivi che a noi ci sembrano incomprensibili, eccetera. In realtà in questo momento sta mettendo in campo un esperimento di democrazia che è incredibilmente avanzato, molto più rispetto a come il flusso che stiamo seguendo noi qua, che invece è quello secondo me che descriveva molto bene Burascagno. È molto interessante questa cosa, perché ovviamente fa venire in mente altri momenti nei quali i campi e i botti hanno provocato appunto reazioni che sono simili. No, tu racconti che quando sei andato all'Aquila sei potuto andare soltanto a fare lo spettacolo nella caserma della Guardia di Finanza, e tu invece che lì la prima cosa che è stata costruita nel campo è stata la casa delle donne, no? Due modelli completamente diversi di ricostruzione a partire dall'individuo o dalla collettività. Mi veniva in mente una cosa su cui tu hai lavorato, Ascanio, la malattia mentale. Quando ci fu il terremoto dell'Irpinia, erano appena iniziate appunto le aperture dei manicomi, e un gruppo di persone che lavorava con Basaglia andò proprio a vedere qual era lo stato di salute delle persone malate di mente nei campi che si stavano creando in quel momento, proprio per non rinchiuderle un'altra volta, no? Per far affrontare a tutta la comunità il problema della malattia mentale come un problema comune. Adesso all'Aquila, quando c'è stato il terremoto, la prima cosa che si è fatto è stata invece quella di creare dei luoghi separati dove tornare a rinchiudere le persone appunto con problemi. Quindi questa questione che tu hai aperto, insomma, è una questione che ci apre anche proprio a una dimensione politica sulla nostra contemporaneità, sulla quale io vorrei che tu ci dicessi proprio, come dire, qualcosa di più.
E su questo concetto di apertura e chiusura il manicomio è, come dire, è perfetto, perché c'ha questa contraddizione. Che significa aprire i manicomi o chiudere i manicomi? Cioè chiudi l'istituzione e apri il cancello, no? Per dire. Poi pure lì c'è tutta una vulgata secondo la quale sto Basaglia, la legge 180 del 1978 viene normalmente chiamata legge Basaglia, anche se Basaglia era uno psichiatra antistituzionale, è la legge 180 del 78, 178 dell'80, 180 del 78. Però arriva al termine di una serie di grandi cambiamenti degli anni 70 che si aprono con gli anni 60, si aprono col 68, 69 e con la legge 300 del 1970, cioè lo statuto dei lavoratori cosiddetto, insomma le battaglie sull'aborto, sul divorzio, nel 78 c'è anche il Servizio Sanitario Nazionale, però appunto si aprono già dagli anni 60, dai governi che vengono dopo il governo Tambroni, insomma nel caso specifico lì i governi Fanfani, sulla scuola, sulla nazionalizzazione della corrente elettrica, insomma grandi cambiamenti che a un certo punto negli anni 70 sfociano in questa, come dire, in questa attuazione, almeno sulla carta, ma spesso anche nella realtà, nei mattoni proprio, d'una battaglia anti-istituzionale, dove per istituzioni, forse parliamo anche delle istituzioni intese normalmente in senso positivo, però sicuramente quelle istituzioni, come scriveva Basaglia, dove è chiaro chi ha il potere e chi non ce l'ha. E per dire questa cosa faceva una serie di esempi che vanno dalla fabbrica all'ospedale, al lager. Mi colpì, insomma, tanto tempo fa, un insegnante che mi disse: guarda, per capire che la scuola è un'istituzione dove è chiaro chi ha il potere e chi non ce l'ha, o almeno a chi viene dato il potere e a chi non viene dato, e lui mi diceva: questa persona non ci deve andare di giorno, ma di notte, no? Quando vedi la distribuzione dei banchi rispetto alla cattedra. Questa cosa. E infatti a me da ragazzo ai superiori mi stupì, un anno vennero due ripetenti, che vennero solo un anno infatti poi, che erano proprio grossi, e quindi erano finiti insieme nello stesso banchetto. E quando entrava la mia professoressa di filosofia, che era anche brava, la professoressa di filosofia era piccolina, scompariva dietro sta cattedra grossa, e questi due non entravano in due su un banchetto. E anche solo visivamente era assurdo che, cioè, lei poteva stare in un banchetto e si due sulla cattedra, sarebbe stato, come dire, più normale. Comunque, per molti gli anni più importanti nella lotta, diciamo, antistituzionale per il superamento dei manicomi sono stati non quelli nei quali, quando a un certo punto è uscito l'ultimo ex paziente, perché la legge è del 1978, ma gli ultimi sono usciti pochi anni fa, insomma io quando iniziavo a fare interviste per il mio spettacolo, col quale ho debuttato nel 2005, facevo interviste e andavo in posti dove in alcuni padiglioni ancora c'erano i pazienti, no, perché non hanno chiuso i manicomi, non è vero che hanno aperto i cancelli e via tutti fuori, non sarebbe stato possibile in nessun caso, proprio tanto che molti proprio non volevano uscire. Anche persone, io pochi giorni fa era il compleanno di Alberto Paolini, che io ho fatto un film pure, La pecora nera, dove c'è Alberto che proprio nel finale del film recita una sua poesia. Alberto è finito nel 48 in manicomio, aveva 15 anni e è finito in manicomio perché era morto il padre e la madre, i preti l'avevano affidato a dei benefattori, come diceva lui, sti benefattori hanno detto: questo è un bambino triste, e l'hanno veramente mandato in manicomio. Il medico, ai tempi in cui, come dicono loro, si faceva l'elettroshock ai sassi, cioè tanto al chilo, insomma, e il medico ha detto: ma sto bambino è triste, grazie al cavolo, insomma, si era fatta la guerra, gli erano morti i genitori, il poco che aveva vissuto era stato con i preti, con i benefattori che non gli volevano bene. Non è malato, sta bene, però dove lo mandi? Alla fine è stato tenuto in manicomio, perché in manicomio c'erano sì tanti internati, ma anche tanti che lavoravano, falegnami, materassai, eccetera, quindi si imparerà un lavoro. Alberto si è fatto 42 anni in manicomio, non è uscito nel 78, è uscito nel 90, nel 90 o nel 91, e non usciva dal manicomio, non ce la faceva, ma spesso questo accade anche col carcere, a parte il film Siccità che è uscito da poco, anche un bel film del dottore qualche anno fa con quello che cerca di tornare in carcere anche quando sta fuori, spesso anche quando escono, quando hanno delle ore per uscire, escono, arrivano al bar di fronte, perché
la città non riescono a frequentarla perché non la riconoscono, perché non hanno più le relazioni, e non riescono a stare più né dentro né fuori, e questo è un assurdo, insomma, di queste istituzioni. Per cui dico, Alberto campa ancora, nonostante tutto, pochi giorni fa ha compiuto 90 anni ed è ancora lucido, nonostante abbia fatto tanti anni nel manicomio, tutta la carriera da matto, compresi i cicli di elettroshock. Il primo elettroshock che gli fecero, dice, lui era piccolino, era praticamente un ragazzino, e lo portarono a fare l'elettroshock e dice, e io cercai di fare una cosa furba, mi ricordai che un bambino all'orfanotrofio non gli potevano fare l'elettroshock perché aveva problemi di cuore, e così disse al medico, io ho problemi di cuore. E il medico mi dice, do lì con lo stetoscopio, e disse, no, no, tu stai bene, puoi fare l'elettroshock. Questo era il mondo assurdo nel quale si viveva. Allora, ripeto, perché siamo arrivati alla legge 180? Perché prima della legge 180 c'è stata la legge del 300, le battaglie per l'aborto, per il divorzio, perché era cambiata la scuola. Cioè era tutto un flusso che stava cambiando. Cioè quella rivoluzione di cui parla Bianciardi... era una rivoluzione che ma guarda, succedeva anche nella Chiesa questo, eh. E noi ieri abbiamo fatto col professor Fiorucci, abbiamo fatto un incontro su Don Roberto Sardelli. Don Roberto Sardelli nel 68 va via tra i baraccati dell'Appio Claudio, quando facevamo le interviste sul manicomio col sempre con Roma 3, insomma, e con professor Geraci, e cioè lì era chiarissimo il discorso. A un certo punto il professor Massimo Marà dice, io entrai al Santa Maria della Pietà al manicomio nel 1968, uno studente gli chiese perché? Perché nel 1968 noi volevamo cambiare il mondo e per uno psichiatra valeva la pena andare a lavorare nel manicomio, lì dove il mondo stava cambiando e poteva essere cambiato anche più radicalmente, più velocemente. Per cui quelle leggi sono state possibili perché era tutto il mondo attorno che sembrava stesse cambiando e che quindi spingeva un po' tutti a imboccare quella strada. C'era una fascinazione per l'apertura, c'era una fascinazione per la libertà, per il cambiamento, no? C'era una fascinazione per la sfera pubblica. E i cosiddetti ragazzi di Don Roberto, quando poi a metà degli anni 70 e 74 in particolare, le famiglie, perché chiaramente lì si era creata una comunità attiva, politicamente coscientizzata, insomma era interessante, però questi stavano male, stavano nelle baracche, vivevano sotto all'acquedotto, passava l'acqua sopra, e questi c'avevano l'acqua dentro casa, non c'avevano una corrente elettrica. Don Roberto non gli faceva manco giocare a pallone perché dice, voi dovete studiare, leggere il giornale, vabbè, insomma, a parte questo, va cambiato anche un po' idea negli anni, ma insomma, e questi qui alla fine una casa ce l'hanno avuta. E questi raccontano le cose che dicono, dice, io mi mettevo davanti alla lavatrice e non potevo capire, cioè per me era affascinante questa lavatrice che gira, figure della televisione, lo smartphone, il computer e via discorrendo. Oppure quello che ricordavo pure ieri, dei Midio, che dice, tu non puoi capire che per me che orgoglio c'avevo io quando a Ostia, quando ormai gli avevano dato la casa alla famiglia, io stavo a far bagno sulla spiaggia e poi dicevo all'altri, vabbè io vado a casa e mi vado a fare una doccia, capito? Allora nel momento in cui tu c'hai la lavatrice, la doccia, la televisione, lo smartphone, tutto quello che hai detto tu, no? Tutte cose belle, cioè che alla fine, cioè, te portano via da quella sfera pubblica. Se c'hai i soldi per comprarti una tua libertà tutta privata, c'è poco da fare. Difficile fare rivoluzione se vivi in un paese dove c'è il benessere. Vabbè, è anche difficile fare rivoluzione se muori di fame, comunque. Sì. Nessun rimpianto per le baracche. No. Nessun rimpianto per le baracche, rimpianto invece per figure come Sardelli, senza dubbio. La questione di chi ha il potere, di chi non ha il potere, la questione appunto del chi fa cosa e anche e soprattutto dove lo fa. Io andrei verso la chiusura, diciamo, affrontando anche un'altra cosa che voi due avete spesso affrontato in tutti i vostri lavori e sulla quale secondo me vale molto la pena tornare, che è appunto un corollario della relazione fra avere il potere e non averlo, e cioè quello lì fra il centro e la periferia, no? Spesso si è detto dei vostri lavori, ma anche di voi che siete cantori di un mondo che non è, che è un po' appunto il mondo della periferia, no? Ora, questa cosa della periferia ovviamente ci pone il problema di periferia rispetto a cosa, rispetto a quale centro, rispetto a quale appunto cosa è il centro e cosa è periferico, cosa è margine e cosa non lo è.
Io credo che sia una riflessione che vale la pena fare proprio per decentrare il nostro punto di vista e guardare le cose da una prospettiva diversa, che è appunto quella che diceva adesso Ascanio, là dove il mondo sta cambiando. Cioè esistono dei luoghi dove il mondo sta cambiando, se sì, dove sono e quanto hanno a che vedere con la nostra, dico come società, idea di margine, di centro-periferia e quanto invece la mettono in discussione. Non è difficilissimo. Lo so, era l'ultima, insomma, l'ho tenuta per la bene. Fine. Prenditi il tempo non... che vuoi, vedo tutti sereni e quindi insomma vai sereno. Diciamo che ne ho colto dei pezzetti, quindi risponderò a dei pezzetti. Non credo di essere in grado di dare una risposta complessiva a questa domanda. E... allora, sicuramente se ci sono dei cambiamenti, nel senso che mi sembra che in periferia, io rifuggo l'idea di periferia come di un organismo uniforme e unicellulare, quindi insomma penso che ci sono mille periferie e le periferie sono abitate da mille realtà diverse, individui diversi, storie assolutamente diverse, eccetera. Però proprio per questo, nel senso, essendo il posto dell'umanità, cioè dove ci stanno le persone umane, e mi sembra che se ci stanno dei cambiamenti nel bene e nel male possono arrivare soltanto da là, nel senso che mi sembra che il centro è effettivamente, al di là della questione geografica, cioè di trovarsi al centro di una città, i centri hanno come caratteristica quella di averci più servizi forse, dal punto di vista istituzionale eccetera, però non in realtà i centri secondo me ormai nelle metropoli europee sono sostanzialmente tutti uguali, nel senso che a parte l'architettura storica che può essere diversa da paese a paese, poi un centro per il tipo di negozi che ci stanno, per il tipo di persone che l'abitano, per il tipo di ristoranti, servizi, cose eccetera, sono sostanzialmente tutti interscambiabili. Tu se vivi nel centro di Roma, nel centro di Parigi, nel centro di Londra eccetera, sostanzialmente puoi fare la stessa vita più o meno ovunque e spesso incontri lo stesso tipo di persone. E invece mi sembra che le periferie sono tutte diverse, sono diverse tra di loro, sono diverse all'interno della stessa periferia è lo spazio delle contraddizioni, è lo spazio del conflitto e il conflitto è sempre quello che comunque è il motore della storia, quindi è quello che fa cambiare le robe. Io poi se queste cose cambiano in bene o in male, nel senso che non è che dico che io ho anche orrore dell'idea della periferia come il mito del buon selvaggio, no? Dove siccome non ci stanno meno soldi, a parte che non è manco vero che ci stanno meno soldi, perché i centri sono piccoli, la gente che c'ha soldi a un certo punto non può più abitare al centro, quindi va a vivere pure in periferia, quindi anche nelle periferie ormai ci stanno da una strada all'altra dei tenori di vita completamente diversi. Quindi non c'ho l'idea che la periferia è il bene contro il centro male, però sicuramente se ci sono delle scommesse, se ci sono delle cose che possono cambiare, delle prospettive eccetera, per forza delle cose vengono da lì, perché dall'altra parte c'è il museo e le mummie. Ascanio, tu su questo hai molto da dire, diccelo velocemente, però lo so. Velocemente, sì. Vabbè, se guardiamo la relazione tra centro e periferie dal punto di vista del centro, no? Perché poi è così che noi guardiamo sempre sia il centro che la periferia, e quindi giustamente diciamo in periferia non ci sono i servizi perché poi non ci stanno per davvero, però poi alla fine i servizi li facciamo funzionare sempre al centro, perché sempre dal centro guardiamo tutto, no? E cerchiamo casomai di far somigliare certe periferie a come è il centro, e quindi portiamo in periferia quello che sta al centro. Allora magari portiamo i vasi dei fiori, no? per il decoro urbano, queste cose qua, che poi giustamente quelli che vivono in periferia li sfasciano perché non lo sanno, no? Però lo capiscono più rapidamente che li stai a prendere per culo, insomma, se li porti al vaso, insomma, è così. Per cui
E quindi il centro e la periferia visti dal centro sono sostanzialmente il luogo centro che viene narrato, che finisce sulle cartoline perché è anche più bello, che diventa la storia, e la periferia che può entrare nella narrazione solo nel caso della cronaca. Per cui la periferia ne parliamo quando accade qualche fattore cronaca. Però ripeto, questo sempre visto dal punto di vista del centro, da quello che pubblicano i giornali. Se già andiamo in periferie che non sono la periferia di Roma, ma che incominciano a diventare, che ne so, la periferia di Caserta, certe zone appunto della Campania, noi ci rendiamo conto che lì su alcuni quotidiani la periferia è narrata più del centro, perché il centro è un altro, e rispetto anche al denaro, no? Tu mi hai guardato perché vuoi che dico sta cosa. Cioè, nella periferia, in alcune periferie, insomma, io ne conosco una, ma in tante periferie, quelle periferie sono considerate un centro per una certa criminalità, proprio perché non c'è l'attenzione della narrazione. E anzi, fanno il possibile e l'impossibile affinché non finiscano sui giornali, capito? Cioè, nel senso, cercano di gestirsi in una maniera tale che è meglio che le guardie da queste parti non vengano, per cui casomai ne hanno rubata un'altra parte, no, o ho spacciato un'altra parte. Però, rispetto a centro e periferia, c'è un racconto che faceva l'antropologo Ernesto Remartino. Lui dice: noi passammo vicino al paese di Marcellinare e dovevano arrivare in un altro paese. Chiedono a un pastore, poi sul pastore bisognerebbe ragionare perché era un pastore e non un contadino, ma questa è una pippa troppo lunga. E al pastore: dove sta questo paese? E il pastore chiaramente non gli ha indicato la strada, perché c'hai pecore, gli ha spiegato dove dovevano passare, ma questi stavano in macchina, non potevano andare per la campagna. Allora gli hanno detto: montate sulla nostra automobile, poi vi riportiamo indietro. E lui dice, pian piano che si allontanavano, questo sta in quel testo bellissimo che è rimasto, insomma, incompiuto, che è La fine del mondo, e pian piano che si allontanava guardava il campanile del suo paese, il campanile di Marcellinara. Quando ha girato una curva non l'ha più visto, ha provato una profonda angoscia, proprio stava male, uno spaesamento, per utilizzare, insomma, un termine che piaceva a Ernesto De Martino. E fino a che siamo arrivati in vista dell'altro paese, abbiamo detto: adesso vi riportiamo indietro. Quando lui è tornato dopo una curva a vedere il campanile di Marcellinara, è praticamente sceso in corsa per aver ritrovato una sorta di patria perduta. Allora, in questa idea del centro, che non è ovviamente il centro visto dal centro di Roma, New York, Parigi o Kiev o Mosca, insomma, cioè, ma il centro inteso come il nostro centro, della nostra comunità. Quindi il centro può essere a Rebibbia, può essere a Morena, può essere ovviamente anche a Piazza Navona, eccetera, eccetera. Il centro è un'idea sulla quale è interessante lavorare, perché il centro è negoziabile. No, io posso dire: io sto più vicino e tu più lontano, tu una via di mezzo, tu adesso ti sei avvicinato, come a bocce, no? È negoziabile il centro. Quello che non è negoziabile è il confine. Il problema è il confine, è che noi viviamo sempre di più in una società dei confini, dove perdiamo il centro, dove per appunto quello cambia casa e se ne va a vivere da un'altra parte. Ma non è che perdo gli amici che c'avevo, no, tanto non ce l'avevi manco dall'altra parte. L'amici ce n'hai 3 a Bergamo, 2 a Bologna, 4 a Napoli, 1 a Parigi, e te vedi su Skype. Quindi qual è il centro? Il problema è chi sta dentro e chi sta fuori. Sempre di più andiamo verso una società fatta dei confini, che quindi, sempre in virtù del discorso che facevamo prima, possono essere aperti, chiusi, aperti per qualcuno e non per qualcun altro. Se sempre di più ci allontaniamo da una società fatta da tanti, tanti, mille centri. C'è un mito Aranda, di cui parla sempre Ernesto Martini, veramente chiudo compagni, in cui questi Aranda, popolo nomadi, dei nomadi, anche loro ce l'hanno al centro. Perché come si va via senza il centro? Senza il confine sì, è sano vivere senza confini, è il centro che è un problema. Ma questi sono nomadi, ce l'hanno il centro? Eh no, perché c'è lo sciamano, c'hanno lo sciamano, che dove arrivano piantano un palo, e quello è il centro. Il dramma in questo mito Aranda è quando lo sciamano, estraendo il palo, gli si spezza, e quindi temono di non poter più recuperare il centro. Ecco, a me sembra che noi ci stiamo spingendo sempre di più in maniera stanziale, non più nomade, in una società che comunque è nomade, e lo è adesso molto più di prima. Visto che noi non abbiamo più un centro, abbiamo costruito dei confini più resistenti. Non so se abbiamo tempo per un'ultimissima domanda. Sì, ci dicono sì dalla regia. Io non voglio parlare di guerra, voglio parlare di pace. Allora vorrei chiudere questa conversazione con voi
partendo da appunto la definizione che da Brecht, Bertolt Brecht, della pace, che non è assenza di guerra, ma è proprio un'altra cosa. La pace è proprio un'altra cosa, è fatta proprio di un'essenza diversa. Questo lo dice l'amatissimo Rodari quando dice che sarebbe bello un mondo proprio senza tempesta, non dopo, come diceva Leopardi, no? La quiete dopo la tempesta, il piacere figlio d'affanno. No, sarebbe bello non averla proprio per niente la tempesta, avere proprio la pace prima della guerra. Io vorrei chiudere questo bellissimo incontro, e veramente vi ringrazio, con una idea di pace, e di che cosa significa pace, non come alternativa alla guerra, ma come pratica, diciamo, del quotidiano, che poi alla fine, insomma, è qualcosa che ci riguarda proprio nelle relazioni, nei conflitti, non per un irenismo, per un pacifismo così all'acqua di rose, ma proprio per una radicale scelta di differenza, di alterità rispetto ai tempi che viviamo. Sono sicuro che Ascanio Celestini saprà rispondere benissimo a questa domanda. No, dai, su. Almeno inizia lui, così io ho tempo di pensare a qualcosa. Va bene, è vero. Non lo so. Concediamoglielo, questa volta inizia Ascanio. Ma adesso non ho preso appunti, quindi cioè gli appunti di prima, riparo del centro e dalla periferia. No, questi mesi sì, ne abbiamo parlato poco in realtà, non abbiamo parlato tanto. Anzi, è stato, come dire, l'idea del pacifismo è stata, come dire, sempre utilizzata, insomma, nella grande narrazione, sempre un po', come dire, quelli che non vogliono essere responsabili di quello che sta succedendo in Ucraina. Poi perché solo in Ucraina, insomma, e non tutto il resto del mondo, comunque, vabbè. E quindi a voi non ve ne frega niente, lasciate che la guerra la facciano gli altri, che muoiano loro, eccetera, eccetera, eccetera. E no, il problema è proprio questo, non è la pace, è un concetto che dobbiamo approfondire, insomma, perché da sola non basta, perché poi lo vediamo, no? È difficile trovare qualcuno che sia contro la pace, poi si trovano pure quelli, peraltro, insomma, perché si trova tutto, no? Però la prima guerra santa, il Papa ha detto: andate a fare un pellegrinaggio in Terra Santa. Ha detto, no, era un pellegrinaggio, non è mica una guerra, andate a fare un pellegrinaggio interessante, però portate le armi, perché se non vi fanno passare ci dovete arrivare, insomma, lì dove è nato il nostro Signore, capito? Quindi manco lì, manco la guerra santa, capito? Manco le crociate erano una guerra all'inizio, poi chiaramente si è fatto di tutto, no, perché se mi costringi alla fine, se vengo armato, se ho le armi, alla fine le uso, diceva Gino Strada, chi entra nei nostri ospedali che stanno in luoghi di guerra deve entrare disarmato, anche perché quelli che stanno là dentro, quelli feriti, moribondi, sono gli stessi che sparavano ma non stavano fuori. Non possiamo portare le armi dentro. Noi qui dobbiamo salvare vite delle persone, a tutti, a prescindere, no? da chi viene portato qua dentro, ferito o moribondo, insomma. Per cui la pace da sola, così, no, non basta. Cioè, la costruisci in assenza di guerra. E la guerra è quel conflitto nella quale le persone muoiono. E allora bisogna imboccare quella strada. Cammino del 46, non siamo così ingenui che sia possibile farlo, cioè, nel senso, non siamo così ingenui da pensare che adesso, se ci mettiamo tutti insieme, domani finisce la guerra. No, assolutamente, le persone continueranno a spararsi e ci saranno anche momenti nei quali diremo: ma sì, questa è giusta, no? Poi magari ci abbiamo un ripensamento, e a seguito del ripensamento ce ne abbiamo ancora un altro. Però quello che dobbiamo costruire è proprio l'assenza di una violenza che porti ad un conflitto, soprattutto lì dove ci stanno delle armi che in una possibile escalation portano a una guerra totale e finale. Sai, se io ti do uno schiaffo, tu mi dai una bastonata, io ti do una coltellata, tu mi spari una gamba e poi sono finite le armi, magari, come dire, rischio pure che mi spari una gamba. Ma se poi io so che io ho i razzi e tu c'hai la bomba atomica, ma vale la pena? Se noi consegniamo l'escalation a chi ha queste armi, noi consegniamo la gestione dell'escalation, e quindi la gestione delle nostre vite, a chi usa le armi, a chi le sa usare, a chi c'ha i soldi per usarle, per comprarle. Per cui la non violenza non è qualcosa di passivo, anzi no, è qualcosa di molto attivo, perché rischi la vita e la rischi pure di più, perché non c'hai i cannoni, non c'hai manco il bastone a quel punto.
Certo che, ripeto, c'è qualcuno che se lo può permettere, qualcuno che proprio non se lo può permettere. Noi da questa parte del mondo, in questo momento, e questa è la mia idea, noi almeno una parte consistente di noi che siamo in questa parte del mondo, e non solo ce la possiamo permettere, ma è un obbligo. Cioè non possiamo rischiare che l'escalation arrivi anche qui. Dobbiamo tutelare vaste zone di pace che devono essere zone di non violenza. Io posso dire di essere largamente d'accordo con Ascanio. No, nel senso che io sti giorni mi hanno fatto 800 interviste, mi chiedevano 10 cose. 8 le sapevo e 2 mi sentivo come a scuola quando comunque non puoi fare scena muta e quindi devi cominciare a dire delle cose e imbastirle, però nel senso che le posso imbastire al bar, non le posso imbastire davanti a un sacco di persone sconosciute e così eccetera. Io in realtà sono cose su cui mi interrogo un botto, nel senso che poi io sono cresciuto all'interno di uno spazio che è Roma, che sono centri sociali, eccetera, dove la questione della non violenza in realtà era significava di fatto subire aggressioni su aggressioni da parte dei nazisti, eccetera, e ho attraversato come temi e fisicamente lo spazio del Kurdistan, che è lacerato dalla guerra, quindi ho visto quanto è devastante senza bisogno neanche di arrivare alla questione atomica, anche soltanto il fatto che in una zona circolino tantissime armi, che cosa significa in termini prima di instabilità, poi di bande, poi di guerra, poi di massacri, e quanto queste cose quando iniziano di fatto non finiscono mai o finiscono dopo decenni, perché poi anche una volta che le ostilità c'è ufficialmente, una volta che i posti sono lacerati tra odi reciproci e vendette e armi che ogni famiglia ha in larga abbondanza, questa roba produce morte e dolore per i secoli dei secoli. E detto questo, sulla scorta di queste esperienze uno potrebbe dire: quindi ti sei fatto un'idea oppure sei un coglione? E la verità è che, nonostante il bullismo mediatico di cui io sono stato oggetto quando qualcuno ha scritto la roba di intellettuale, io sta roba non la so, quindi non ho cioè io veramente sulle questioni della pace non so un cazzo, cioè nel senso non ce l'ho, non l'ho trovata una cosa. Grazie a tutti e a tutte, grazie a Michele Recca, a Ascanio Celestini e a presto.